Ad oggi molti cittadini nisseni si chiedono come vanno i lavori della strada statale 640 della via Borremans. Una situazione è quella dei lavori che vanno molto a rilento e i cittadini chiedono spiegazioni sul perché si vada così a rilento causando disagi agli automobilisti. Per saperne di più ne abbiamo parlato con l'assessore ai lavori pubblici Marcello Franciamone. Per quanto riguarda i lavori della 640, della Statale 640, abbiamo osservato che l'ANAS ha rallentato un po' i lavori, o perlomeno non li ha mai più ripresi come dovevano essere all'origine, producono veramente poco. E vanno molto a rilento noi come amministrazione il sindaco in prima persona ci stiamo addosso perché vogliamo che questi lavori possano finalmente poter vedere potessero mettere la parola fine perché stanno diventando una cosa che è veramente lunga eccetera eh, per quanto riguarda la 640 è eh, eh, la parte diciamo, terminale la 640 che ingloba anche la via Borremans questa è stata di recente eh, sottoposta a una perizia di variante eh, la perizia numero 4 che il comune di Caltanissetta ha già da parecchio tempo esitato e infatti stiamo pressando moltissimo Anas perché avvii i lavori perché possa completare sia l'aspetto legato alle gallerie sia il, i vari passaggi, le aperture dei vari, eh, dei vari incroci per l'accesso all'autostrada e sia anche non per ultimo ma diciamo, per noi anzi come attività prioritaria quella del rifacimento della via Borremans.